Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Incluso in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Sempre su Blaster Steel, oggi affrontiamo un altro covo, la zampa serrata Swinger 2. Facciamo tutti quanti in fila, abbiamo Suimo qui. Iniziamo col livello 30. Da qui in poi diventeranno sempre più difficili le spedizioni. La cosa buona è che troviamo oggetti sempre più forti, quindi possiamo rinforzare il nostro team appunto affrontando... Wow! Questo è Swinger 2. Accidenti. Figata! Si entra dalla bocca, ovviamente, posta sopra la mano. Va bene. Dicevo, troviamo oggetti sempre più forti, quindi alla fine, bene o male, ce la gestiamo bene, no? Ecco, tanto per cambiare, questa è la scimitarra. Oh, non ho spazio? Cavoli. Scimitarra furfante, che comunque sia, non è granché alla fine, eh. Se troviamo oggetti migliori, quella proprio è l'ultima che a questo punto, da questo dungeon in poi... Questa la troviamo sempre, la troviamo. Però sempre di meglio troviamo poi alla fine. Più vai avanti. Eccoci al boss. Suimo! Cavoli, è arrabbiato proprio. Messo la visuale ferma al boss, accidente. Eccolo ora. Wow. Eccolo, è stanco ora. Sono carico! Vieni qui. Oh, però con Umbloom ci trovo bene, eh. Certo, se non mi colpisse sarebbe meglio. Su, quando passa l'incanto? Sinceramente sapone è l'incanto più fastidioso che ci possa essere in Blasters. Beh, su Ivo è abbastanza semplice, eh? Anzi abbiamo quasi finito. Certo, se non si muovesse più di preso? No, mai preso mai proprio, però insomma è fatta però. Eccolo qua, va. Andato. Oh, buono. Se non sbaglio in questa run ho trovato 3 oggetti per Dew, mi sembra. Mo vediamo. 4 addirittura, no? 3. 3 Risfiamma e Rudy. No, Ross. Rudy è quello inglese. Mi sbaglio sempre con l'inglese, lasciamo perdere. Guardo troppa gente inglese, guardo. Però cavolo, 4, 3, cioè 3 Risfiamma. Ross potevo capirlo, un Risfiamma, 2, ma 3? Ah, ok, è un sigillo. Wow, già livello 45? Cioè passiamo da 30 a 45, così. Accidenti, sto a 42. Ok, ho messo un'aura che dà più PS e più attacco. Quindi dovremmo, insomma, essere, non dico coperti, però leggermente. Non è che forse il nemico è a livello 45? Perché Gibanian, Sushi, non credo sia un nemico pericoloso, però se anche i nemici dentro alla piramide, dentro alla spinge, sono tosti. E allora ragazzi, bella non è.
Oh, attenzione, ci siamo a Jibanyan. No, porca di quella miseria. Ma perché? Cavoli. Sì, pure zampettante. Oddio. Ora è andato. Perfetto. Ah, mi hanno animato anche Emma, bene. Oh, questo scudo è forte. Hai intuito, lo dico, non è che lo so. Ma vado a intuito. Felimonio? È la miseria. Livello team consigliato 60. E ho capito. Però voi mi mettete certe sfide, ragazzi, così subito? Invece la battaglia contro Felimonio è stata particolare perché non ero assolutamente pronto per fare questo tipo di dungeon e quindi prima di affrontarlo ho fatto appunto il suo dungeon, l'ho selezionato per trovare equipaggiamento più potente che mi desse più difesa e più attacco. Però avanza, io ero tranquillissimo che sarei arrivato allo scontro con Felimonio e quindi ho detto, vabbè, sapete che c'è, tanto che ci sono, proviamo a registrare la lotta e male che va, se perdo la cancello e la rifaccio, va bene. Invece ho vinto, primo tentativo, e devo dire che è stato molto più semplice di quanto non sia stato su Blasters, appunto, Gatti Rossi e Cani Pallidi. Non so come sia stato possibile, perché comunque sia il livello ci stavo, ero sopra il 55 e quindi diciamo che come livello ci stavo, ma poi è stata molto semplice nonostante gli attacchi fossero appunto gli stessi degli altri due giochi. E la lotta sì, è stata, mi ha fatto un bel po' di danni, mi ha mandato KO gli alleati più volte, però comunque sia tutto sommato alla fine è stata una lotta abbastanza soddisfacente, ecco. Me l'aspettavo più difficile, devo ammettere. Eppure mentre combattevo dicevo, eppure è facile. Non è come su Blasters classico che ci ho perso tantissime volte. Ma sapete qual è il fatto? Che su Blasters, appunto, Gatti Rossi e Cani Pallidi, dovevi affrontare Felimonio e Can Can, che poi comunque sia vedrete nel video di domani. Quindi probabilmente il fatto è che combattendoci uno contro uno, uno contro quattro, ecco, non contro uno, e poi era da solo, e poi eravamo su un campo piuttosto ampio, nonostante le varie trappole che comunque sia erano onnipresenti, ma è stata una lotta piuttosto divertente rispetto alle altre. E inoltre questo dungeon, questo terzo dungeon della tomba di Sphinger-Doo, questo terzo piano, questo terzo dungeon era l'ultimo, c'è il quarto poi, che comunque sia però è quello col boss misterioso, 35 piani e ci vuole il livello 60, quindi penso che sia piuttosto fattibile. Poi magari questi con i piani forse li faccio in un video, non lo so, non penso, perché l'ho già visto uno e non c'era nulla di che, anche perché te li segna come completati senza fare tutti quanti quei piani, quindi meglio così. Inoltre a fine battaglia ho trovato, mi sembra, 3 oggetti perdù, e 2 dei quali erano appunto la moneta amico, la medaglia di Felimonio, e quindi ora 2 Felimonio, non me ne faccio nulla, però penso sia decente come yokai, però solo che la sua forma amico è troppo, troppo brutta, è ciccione, è troppo... non è che è brutta, è strana, ecco, non è brutta, è strana perché è tozzo, è piccoletto e tutto quanto compresso sembra che stia. Sembra che stia per scoppiare da un momento all'altro, è strana vederla. Comunque sia, però sono contento di aver completato un altro labirinto, un'altra tomba, un altro labirinto. E domani appunto vedremo
l'altra parte di Swinger 2, perché c'era zampa alta, zampa bassa e fauci. Le fauci ancora non l'ho cominciate, mentre domani vedremo appunto la zampa alta o quello che era, comunque sia. Domani invece vedremo appunto l'altra, che c'è Can Can, che anche lui è stato facile. Bene Cucci, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre con un nuovo video. Bye bye!